Voi vi siete sentite dire per tanti anni che la politica è un'arte oscura e che questa arte oscura è fatta di tante capacità. La capacità di fare trucchetti, giochetti, alleanze, controalleanze, eccetera. Se la politica è ridotta a questa, la politica non è. Non perché questa non sia una parte dei mezzi che la politica deve usare. Roosevelt, quando fece il New Deal, fece moltissime agenzie inutili, completamente lottizzate, che furono un gigantesco sperpero di soldi. Lincoln, per molti anni, negò di voler abolire la schiavitù, anzi, difese addirittura dei proprietari di schiavi. Sapeva che gli Stati Uniti non avrebbero combattuto per gli schiavi, ma avrebbero combattuto per tenere unita l'Unione. Usò questo sentimento e alla fine riuscì a abolire l'articolo 13 e dunque la schiavitù. Quello che voglio dire è che la politica è sì fatta di compromessi, è sì fatta anche della capacità di giocare sporco, è anche sì fatta dalla capacità di muoversi in modo spregiudicato. Certo che tutto questo, ma non è tutto questo, perché questo non è l'essenza. L'essenza è la carica ideale che deriva dal sentire di far parte di una comunità che ha un obiettivo superiore che va oltre sé. E siccome oltre sé oggi c'è quasi niente, perché è una società totalmente individualizzata, dove ognuno di noi ha sostanzialmente il 90% della vita dedicato a sé. Io credo che questa sia anche una spinta spirituale, e lo dico da laico, per moltissimi di dedicarsi a qualcosa che sanno avere una ricaduta oltre sé. Gli antichi sostenevano che le due cose che avevano questa caratteristica erano l'arte e la politica, e che non si facevano per essere consumate, ma perché davano un valore spirituale. Questo è quello che facciamo anche parlando oggi di innovazione, di Industria 4.0, dell'incapacità del governo di varare un piano anche coi soldi del PNRR. Pensate, noi li abbiamo scritto riga per riga. Quello che va fatto per prendere i soldi del PNRR e usarli per un piano Industria 4.0 allargata all'ambiente e allargata all'energia. Non riescono neanche a eseguirli. Non riescono per la ragione che abbiamo detto prima in apertura, per cui siamo qua. Non riescono perché non hanno persone che sanno implementare ed eseguire. Che è semplicemente la differenza tra cambiare qualcosa e non cambiare niente parlando continuamente.